Salve! Parlo del mio ultimo acquisto, una pistola Arres per spruzzare vernici e pitture ad acqua. Dato per una pistola Arles anziché HVLP, perché prevalentemente mi serve per pittare stanze a casa dei clienti, comunque piccoli lavoretti. Uno. E il secondo motivo, perché sono molto molto più silenziosi rispetto a una HVLP, e spruzzano molta più pittura di una HVLP. La pistola è abbastanza leggera ed equilibrata da permettere movimenti lineari. L'ugello può essere ruotato, quindi permette di spruzzare con diverse angolazioni. Poi i ugelli sono intercambiabili, si leva, questo è per vernici. Questo invece, per esempio, è per quasi chiama latex, pittura lavabile che è più densa, quindi serve per spruzzarlo ed è semplicissimo metterli. Altra cosa molto bella di questo sistema è che nella vaschetta qua il pescaggio avviene attraverso questo flessibile, che quindi quando si ruota la pistola riesce comunque a pescare la pittura al suo interno. Da qui potete vedere invece questo che regola la pressione con cui la potete spruzzare e può arrivare fino a 2000 PSI, quindi abbastanza. Cosa molto importante è che dopo ogni utilizzo deve essere assolutamente pulita, perché se no la pompa al suo interno si incrosta e buonanotte al semplice. Quindi si deve svuotare, riempire con acqua, fare cicli finché non l'acqua esce pulita qua dentro e poi si mette questo liquido all'interno. Come potete vedere, io già l'ho usata con questa vernice turchese con la quale ho pittato una panchina delle chiese ed è venuta molto bene il risultato, devo dire, è stato veramente ottimo. Ma oggi vi porto fuori casa mia che devo pittare una casetta in legno. E così facciamo una bella prova sulla quantità e la qualità di questa pistola. Come avete visto, in meno di 10 minuti ho pittato tutta la casetta in legno. Il risultato è buono, non è ottimo, ma credo più che dipende dalla mia mano che devo imparare bene a muovere tutto. Se la consiglio, sì, se fate piccoli progetti, una stanza alla volta, due stanze, un mobile, una ringhiera, sì. Di più no, perché la mano si stanca comunque. 10 minuti si stanca il polso.